Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video che mi è stato richiesto prima delle vacanze. Mi è stato richiesto un video dove vi faccio vedere come abbino i miei anelli tra di loro. Quindi sarà un video molto semplice, avrei potuto prendere qualsiasi cosa in mano, però avrei distolto l'attenzione dagli anelli, cosa che non voglio fare. E niente, vi lascio le immagini di come mi piace abbinarli. Parto con un grande classico, composizione che mi piace fare in estate, quindi questa è la mia mano spesso estiva. E visto che tutti questi anellini sono andati in saldo, anche questi ultimamente, anzi è un po' di saldi che stanno andando in saldo, vi lascio questa immagine. Così da magari avere qualche idea su possibili composizioni. Mantengo ancora questo anello che ho spostato su quest'altro dito. Io qua porto una 54 e qua una 52. Questo è una 54. Lo utilizzo spesso come composizione invernale e aggiungo il mio cuore d'inverno in questo modo. E già così sarebbe ottimo e perfetto, ma per un tocco in più, eccoci qua. Mi piace tanto questa cosa dei cuori sfasati e poi la pietra più grande che si incastra tra le due. Questa è una misura 52, in questo modo non perdo l'anello. Un anello che non ha bisogno di altro, questa è la nuova tiara. Adesso man mano viene sostituita e incrementata con altre tiare con sempre questa forma e spesso, se proprio vogliamo esagerare, si può fare anche questa cosa qui. Tiara vecchia, tiara un po' più nuova, una dentro l'altra e diventa una cosa del genere, se proprio vogliamo esagerare, se vogliamo rimanere sobri anche meno. Mantengo la mia tiara vecchia e per dargli un tocco in più mi piace fare anche questa composizione che più o meno hanno la stessa data di uscita, quindi per una mano molto molto importante e luccicosa. Questo potrebbe essere un altro abbinamento. Ma passiamo anche a questo solitario. Solitario blu con la corona. Questo qua devo dire che già parla tantissimo da sé, cioè non ha bisogno di altro per valorizzarlo, però diciamo che se abbiamo voglia di qualcosa che brilla anche sull'altro dito, una piccola fedina con i cuori. Oppure possiamo provare a fare così. Un'altra piccola fedina, questa qua ha qualche zirconcino, sempre per non togliere attenzione al mio solitario. O se vogliamo proprio esagerare, fedina con la gocciolina pendente. Devo dire che anche questa composizione non sta affatto male. È un pochino più fine rispetto a questa perché appunto le goccioline sono più piccole, ma sono tutti e due anelli molto singolari e tra virgolette caratteristici tra di loro, che uno non toglie l'attenzione all'altro. Questa fedina adoro portarla anche con questo fascione. Fascione grande con tutto questo effetto pizzo e i cuoricini. Quindi mi piace anche tantissimo questa composizione qua. E questi due anelli li avevo anche comprati insieme. Oppure, sempre riprendendo i miei cuori, la fedina con i cuoricini, quindi altra fedina sottile per non togliere attenzione all'anello centrale e quest'altra più sottile appunto per valorizzare i cuoricini che ha questo anello e per appunto far continuare la storia del
cosa si sta indossando. Altra composizione invece molto semplice che mi piace indossare è questo anellino con il fiocco oro, questo qui, che di solito abbino ancora alla fedina, questa molto semplice, quando ho voglia di una mano semplice senza troppi fronzoli e avere qualcosa appunto di molto fine. Ecco, questa qua potrebbe essere una buona composizione. Altrimenti invece di questo, un'altra possibilità potrebbe essere questa, con i doppi cuori, sempre oro e argento, oppure ancora così, un'altra mano molto semplice, sempre bitono in questo caso. Ancora ho preso queste due fedine con gli ultimi saldi, quindi una in argento e una è in rose, dove sopra danno questo effetto, cioè si vede appena appena l'incurvatura dell'anello, e ne ho prese due perché per dare maggior risalto entrambe, perché una sola non dice un po' poco, ecco, mi piace indossarle insieme, quindi in questo modo, un argento e una rosa. Dovrebbe esserci, anzi in saldo c'è anche, c'era anche la versione con gli zirconi, magari la prossima volta. Passiamo alle composizioni un po' più strane che mi piace fare. E io adesso sto giocando su due dita principalmente, ma poi arriveremo anche ad altro. Mi piace abbinare il mio uccellino, che è questo qua, l'anello con l'uccellino, quindi anello uccellino, e lo abbino spesso a dei fiori. Il primo intento era quello appunto di abbinarlo con una margherita, con la margherita a tre fiori. L'avevo provato a comprare coi saldi, ma non mi è andato a buon fine l'ordine. Riproveremo la prossima volta. Ma un abbinamento del genere, uccelline d'aglia, si può fare una cosa del genere, di qua l'uccellino e di qua l'altra fedina con tutte le margherite, quelle della nuova collezione. O ancora, penso che questo mi stia anche in mezzo, sì. Quindi ancora si può fare una cosa così, con la fedina con tutte le margherite, quindi fiori su fiori. E mi sembra che lo stesso gioco riesco a farla anche con questo, perché l'avevo provato, sì, infatti, l'avevo provato e mi era riuscito, quindi l'incastro così. Ecco, l'anello con le tre margherite erano un pochino più sfasate rispetto a questo. E l'effetto doveva essere proprio così, ecco, con le tre margherite, l'effetto che volevo fare. Ci riproverò, vedremo che cosa riesco a fare. Si può usare anche lei, la farfallina. Quindi farfallina con, in questo caso, i fiorellini. E mi sembra che era per questo che l'avevo usata al contrario, sì, vedete? Così si incastra e va a formare questa sorta di greca, o anche ovviamente il contrario, perché no? Però ecco, così è bella, però mi si va a infilare i zirconi sotto la farfalla e quindi ho paura che nello sfregamento magari gli zirconi si piallano, anche no, si può fare anche così, in questo caso va più semplice, nel senso che questo è semplicemente argento e il pistillo di alcuni fiori è in oro, quindi anche se sfregano non porta via zirconi dall'anello che ho messo di fronte, quindi questo potrebbe andare. Può andare anche con questa versione qua, quindi un pochino fatto così. Sempre occhio per lo zircone nel centro del pistillo del fiore, però ecco, tenendolo un pochino sfasato, un po' meno problemi. Ecco, questi qua molto semplici che all'inizio non dicono nulla, tipo questo, poi abbinati con il resto, secondo me danno quel tocco in più a quello che non abbiamo, ecco. Altro abbinamento che mi piace fare è questo, cioè la tiara con i cuori e il fiocco. Quindi l'anello a fiocco,
due vecchissimi anelli di Pandora sempre in produzione e mi piace metterli insieme perché sono vecchi uguali. Posso anche fare in questo modo, cioè così, quindi in questo modo qua. Ma non lo so, così mi sembra di perdere la bellezza di uno dei due anelli, quindi mi piace più che altro dividerli. Arriviamo alle composizioni un po' più complicate, quindi cambiamo totalmente stile. Anello infinito, fedina, cuori intrecciati. E anello cuore intrecciato per avere un tocco di brillantezza, ecco, non per forza dobbiamo metterli in questo modo, oppure si può fare anche così. In questo caso ho saltato un dito perché questa parte qua è in rose satinato e lucido, quindi se io vado a mettere vicino un anello a questo è molto facile che la parte lucida si graffi e quindi ho saltato un dito per questo motivo. Anche questo, questa è una mano molto secondo me rock, abbastanza, però ecco, non troppo troppo impegnativa, anzi. Se vi piace mettere più di due anelli, utilizzare più di un dito, assolutamente sì, secondo me questo è approvatissimo. Altra composizione che faccio spesso è questa, cioè anello aperto con le spighe, in questo modo, anello aperto con la corona, questa qua. E poi magari una delle fedine semplici che metto in fondo, quindi queste. Così. Poi il bello di Pandora di questi anelli è che si possono interscambiare tra di loro senza nessun problema e si abbinano sempre e comunque. Altra composizione, andiamo sul rose, quindi anello aperto con il cuore rosa, fedina, in questo caso fedina rose. Invece fare così. E poi posso mettere anche, lo so, è un tocco azzardato, ma potrei fare anche così, con le margherite rosa, sempre anello in rose, mano totalmente rose. Oppure posso mettere invece di questo quest'altro più impegnativo con i fiori, sempre in rose, o ancora invece di questi, sempre anello impegnativo rosso, questo qua con il cristallo rosso che si abbina anche con questo cristallo rosso qua. Arriviamo ai bouquet, perché i bouquet mi piacciono un sacco, mi piacciono un sacco portarli, li chiamo bouquet. Allora, questo anello, un bouquet di fiori che metto spesso sul pollice, anzi sul pollice o sull'indice perché avevo preso una taglia grande e vi dicevo che lo vado ad abbinare per fermarlo con questa fedina più sottile che infilo sotto in questo modo. Così mi tiene fermo l'anello e non si vede perché appunto resta sotto. Ma ultimamente, new entry della collezione, ho preso questo anello, l'anello con il fiore di ciliegio. Mi piace fare questa cosa qua, guardate, cioè mi continua il bouquet dei fiori e me lo tiene fermo e non me lo fa uscire. E questa la trovo una cosa fantastica, una piccola genialata secondo me. Mi piace un sacco fatto così, l'avevo trovato scontato all'outlet, quindi assolutamente sì. Questi, come vi ho detto, riesco a infilarli anche nel dito indice e quindi riesco a fare anche una cosa del genere. Facendo così però uno sbatte con l'altro e dà abbastanza fastidio, quindi magari non vi consiglio proprio questa composizione, ma vi consiglio più di mantenere un piccolo distanziamento tra un tipo di anello e l'altro, soprattutto se ci sono gli zirconi, quindi una cosa così, o se vogliamo usare proprio avere un bouquet di fiori ovunque, possiamo fare anche questo. Se siete particolarmente primaverili in quel periodo, potreste
potete fare anche una composizione del genere. Invece, un anello che mi piace tantissimo, sinceramente era in saldo, l'ho visto indossato da una Shura dal McDonald's ed era abbastanza nero, cioè era sporchissimo, però quando l'ho visto poi appunto in saldo ho detto vabbè, io lo prendo perché mi piaceva tantissimo, cioè mi ha colpito. È questo qua, quello con la mezza farfalla fatta così. E questo anello a me purtroppo, la misura più piccola, mi entra solo nell'anulare. Era in saldo e dovevo prendere o questa qua. E questo è un anello che anche questo mi piace portare da solo, molto molto solo. Non ho altri anelli sinceramente da poterli abbinare che non tolgano attenzione a questo anello, perché potrei fare una cosa così, ma non c'entra assolutamente nulla. Quindi questo qua mi piace tantissimo portarlo da solo, così come mi piace portare da solo anche questo con le piume, anche questa stessa misura dell'altro purtroppo, quindi mi entra solo nell'anulare, perché all'inizio mi entra nel medio ma se faccio tre passi mi stringe, quindi questo qua è da anulare, infatti è una 52. E anche questo mi piace tantissimo, riempie già la mano di suo e non c'è bisogno di aggiungergli altro. Mentre invece questo anello vintage, super ricercato, quindi questo ovviamente qua non si può mettere da un'altra parte. Però ecco, questo qua essendo abbastanza massiccio come struttura, magari si può abbinare ad un altro anello vintage e inizia a diventare un po' complicata la situazione, lo so, oppure rifare il giochino del bouquet di fiori sul pollice, che visto che sono tutti bianchi si può fare anche così. La cosa migliore anche in questo caso è lasciarlo solo e non mettergli altro. Un altro anello che adoro portare da solo è questo, cioè quello con il cuore e il petit, all'interno ho messo il petit con l'orsacchiotto, questo qua. Di questo quando le acquistate comprate tranquillamente una taglia più piccola, perché guardate all'interno avete tutto questo spazio in più che vi permette di portare appunto una taglia molto molto più piccola. Magari questo si riesce ad abbinare con altri cuoricini, ecco in questo caso non toccano tra di loro perché vedete dove va a finire questa parte, il bordo resta esterna, quindi non sbattono tra di loro e è tutto un cuoricino, potrebbe starci bene. Un'altra cosa che si potrebbe fare sempre con i bitono è giocare con i colori, quindi magari il fiocchettino e l'anello del mese. Questo dovrebbe essere quello di novembre se non sbaglio, perché è giallo, quindi dovrebbe essere proprio novembre. Non so se si riesce a fare una cosa del genere, cioè resta centrale ma porta via attenzione, quindi anche no, un colore con un altro anche no. Quindi questa è un'altra cosa semplice che si può fare, si può comporre, si può fare anche così. Il mio abbinamento preferito per ora è questo. Questo abbinamento l'ho portato tantissimo questa primavera e quest'estate, perché i fiori, una mano molto sobria, molto molto sobria, ma questo è un abbinamento che mi è piaciuto tanto. Fatemi sapere voi come amate portare gli anelli, se avete qualche suggerimento su come abbinare i miei, scrivetemelo giù nei commenti, è tutto ben accetto. Io spero di aver esaudito la richiesta che ho ricevuto e che vi sia piaciuto il video. Ci vediamo nel prossimo. Ciao!